non si va a questa semifinale con tutta una serie di motivazioni particolari. La ragazzina che perde fra le europee, fra le allieve, vince al mondo fra le juniores. Zara Lager, che avrà 2 anni di categoria juniores, quindi il prossimo anno a Grosseto la si vedrà. Ragazza, tra l'altro, di fine anno del 99. Record del mondo in questa gara, Danny Harris, e se non sbaglio è stato l'atleta che ha messo fine all'imbattibilità dopo 122 vittorie, mi pare, di del grande 122 con le batterie, chiaro, con i turni, cioè, di Moses dell'Australia. Danny Harris. Sempre i primi due in finale, i due migliori tempi di Pescati, marocchino El Bilawi 52 e 65. 3. Cinese Wang. Zara Lager è diventata 50 e 96. La più giovane vincitrice dell'heptathlon dei campionati mondiali juniores, la prima edizione di Atene 1986. Questa è la 16ª. Asenia, poi vedremo il romano Montefalcone. Vantanabe, sia esterno, atleta da 49-96. Tunisino 51-49, tempo molto più alto. Mi è piaciuto in batteria al primo turno, c'è Tamila Hassan. Beh, qualche indiano in questa maniera. No, ma cominciano ad avere una bella squadretta. A farsi vedere. Eccolo qua. Montefalcone. 51 e 63 e poi 51 tante morte. Orgoglio e Chukman. Però Montefalcone ha della Sport Race, è seguito da Giochino Pace, da un primato sotto i 52, 51 e 63 a Rieti. Ecco Bang il favorito, forse 50 e 97. Passaggio di turno allora solo per i primi due, ma potrebbe esserci l'ipotesi anche per il terzo e il quarto, sì, qualora facessero tempi, i due migliori tempi tra gli atleti esclusi inizialmente. Ma mi chiedevo, Franco, c'è un sorteggio collettivo, perché gli italiani sono sempre in nonnona, ottavo nona. Li ne ho visti tantissimi in questi giorni. Casualità. No, beh, sì, no, non sto facendo mica della curiosa casualità. Dietrologia, no. Per l'amor di Dio. Però, ma tra l'altro, guarda che nei 400 ostacoli è meglio essere in ottava piuttosto che incassato nel mezzo. La curva è un po' più libera e poi tu partiti, devi ragionare sulla tua ritmica e sul istante. Partito Montefalcone è abbastanza arrembante. Ragazzi, molto stazzato. Vai impostato tecnicamente, passa a destra o a sinistra, a sinistra, chiedo la grande, diciamo più 23-20 il passaggio di Falcone al quinto ostacolo. E qui invece c'è la prima piazza per l'atleta giapponese, croato in ultima corsia, finisce su, ci prova Montefalcone, fa un po' di difficoltà, vediamo se ha un po' l'energia almeno per un quarto posto. Sì, dai, arriva a vincere il tunisino Gilassi, purtroppo quarto è quinto o quinto? Quinto, temo, quinto, più temo forte quinto rispetto a chi gli stava a fianco, Gabriele Montefalcone. Tamila Hassan ha finito a sua volta forte, adesso vediamo tutto subito. 50 e 82 record nazionale per il tunisino. Pronto per andare a Princeton, intanto Montefalcone mi studierà anche per la scena. 50-82, Mohamed Fareh Gilassi, record nazionale del suo paese, la Tunisia. Yoshiro Watanabe a 50-95, Santosh Kumar Tamila Hassan 51-54. Tendenzialmente la camera danneggia come visione chi è all'interno, quindi dovrebbe essere quarto la
atleta all'interno e non Gabriele Montefalcone. Vediamoli qui comunque. Vediamo il finale. Discreto il finale del ragazzo romano. Ha speso tutto, è poco fluido ma ancora molto reattivo. Recupera ma all'esterno non bramalina. Ragazzo di Seychelles riesce a difendersi nel finale. Vediamo, no, temo che non c'è niente da fare. No, davanti ragazzo di Seychelles. Sì, quinto. Con 51-64 su Gabriele Montefalcone, 51-70, non va troppo lontano dal suo, quindi buona gara per lui. È andato a precedere anche a Forvoje Chukman. Chi è andato male è stato Wong Jie. Finale arrembante di Tamila Rezaran, che è proprio negli ultimi 10-20 metri. El Bilawi, il marocchino. Tempi ripescabili, 5 anni. Ecco. E 54, 51, 64, beh, non so. Beh, si è espresso i suoi livelli. Gara positiva per Montefalcone. Ha lottato, partito deciso, non si può rimproverare.